Gara senza storia allo stadio Vincenzo Presti. Il Gela dilaga imponendo la Elge del 9-1. Nelle due gare disputate tra campionato e Coppa Trinacria, i biancoazzurri hanno vinto lo stesso risultato, come il 9-1 al Lavinaio, mostrando rabbia e determinazione. All'andata gli ospiti avevano inflitto la prima sconfitta stagionale alla squadra di Mirko Fausciana. Ed in campo Nassi e compagni non si sono risparmiati malgrado le tante assenze dall'una e dall'altra parte. Mattatore del match è stato proprio Maurizio Nassi, autore di un poker di reti, due per tempo. In mezzo anche i gol di Fargetta, pallonetto sul filo del fuorigioco, il gol di Bessio in pressing sul rinvio dello stesso portiere della Catarinese e ancora il gol di Giarrizzo con un tiro al limite di fuori area e di Mezzasalma, sempre il primo tempo, su assist manco a dirlo di Maurizio Nassi e nel secondo tempo nel finale dell'attaccante Pisano. La Catarinese ha giocato con il lutto al braccio per la prematura scomparsa del loro ex capitano Fiorella. In classifica non cambia molto con il successo del sommatino a Mussomeli. In zona playoff, grande ammucchiata con quattro squadre in appena un punto. Domenica il Gela gioca ad Alessandria La Rocca. Maurizio Nassi intanto sale a quota 18 nella classifica marcatori. La speranza è quella di essere maturi. E pian pianino ci stiamo riuscendo. In verità devo fare complimenti ai ragazzi per come hanno affrontato con determinazione all'inizio della gara. E frutto di tanto lavoro espresso in settimana, di conseguenza raccogliamo i frutti la domenica e oggi mi sono piaciuti parecchio. Mi sono piaciuti parecchio per l'atteggiamento, anche se stavamo avanti con un largo risultato, non mollavano mai una palla. Frutto di tanta determinazione che finalmente li vedo calati nella categoria, quindi per me è un motivo per stare più sereni, affrontare la prossima partita, che è una partita tosta perché andremo contro l'Alessandria della Rocca e sapremo il valore dell'avversario e spero di affrontarlo con il piglio giusto. Il campo ci permette di provare quelle giocate perché è grande e amiamo giocare sugli spazi dove abbiamo ragazzi che hanno una progressione atletica determinante come De Oma, Fiore, Bessio, Mezzasalma, Nassi, comunque i ragazzi più spazi hanno più determinati sono nel giocare. Oggi si sono divertiti e il risultato è quello che comunque esprime una squadra, un gioco che a me piace tanto.